poco più in là c'è un cippo per Randink. Randink era un turco armeno che è stato assassinato da un nazionalista turco perché dichiarava che c'è stato un genocidio armeno. Ebbene, al suo funerale hanno partecipato 100.000 turchi con dei cartelli con su c'era scritto siamo tutti armeni, siamo tutti Randink. La moglie Raquel, che è stata qua l'anno scorso, al suo funerale aveva detto il buio che ha istruito quel ragazzo ne ha fatto diventare un assassino. Il buio è l'istruzione che hanno dato in Turchia in rapporto ai l'istruzione che ha dato in Turchia, non importa, ai bambini. Ebbene, questo buio adesso lentamente si sta diradando. Dopo questi 100.000 turchi ci sono state le firme di 30.000 intellettuali in favore di un'apertura verso l'Armenia e verso il problema del genocidio. Attualmente, dopo la firma dei protocolli, si sta aspettando che i parlamenti dell'Armenia e della Turchia ratifichino questo protocollo. E poi speriamo che si aprano le frontiere. Quest'anno è il 95esimo anno del genocidio, del ricordo del genocidio. Ebbene, gli armeni da 95 anni, giovani, vecchi, si ritrovano in ogni parte del mondo, perché la diaspora armena conta ben 7 milioni di persone in tutto il mondo, e in Armenia, indipendenti, che sono 3 milioni e mezzo, si ritrovano a ricordare. Ricordare per non dimenticare, ma come dice Yves Ternon c'è un problema più profondo, un popolo che ha subito un genocidio non riconosciuto più facilmente può andare incontro a un secondo genocidio, quindi ricordare la memoria storica che è il complesso delle memorie individuali unite può riuscire utile anche per il futuro.